Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare la Midori. La Midori è un, diciamo, libretto da viaggio che ha origini giapponesi, che ha come particolarità quella di essere gestita dagli elastici, sia come per la chiusura, sia per bloccare i fogli interni. Elastici che eventualmente possono essere aggiunti per poter, nel corso del tempo, aggiungere altri fogli ed ampliarla. Oggi farò vedere come realizzare questa copertina, mentre per l'interno faremo un interno come questo, con la maglia carta di stamperia, una carta fatta a mano bellissima sulla quale si può scrivere, volendo si possono anche fare delle decorazioni, adesso vi farò vedere, e la paperstone, sempre di stamperia, per realizzare la copertina. Possiamo avere due versioni di interno. Vi farò vedere come tagliare, cioè come tagliare, come cucire e come realizzare questo interno che è praticamente bianco. Ma voglio farvi vedere anche come, volendo, si potrebbe realizzare un interno, e cioè sempre con la magna carta di stamperia, ma vediamo, togliamolo dalla Midori. Ma utilizzando dei tag, degli stencil, dei timbri, come in questo caso, vedete, si può veramente personalizzarla con dei tag, con del posto per mettere delle foto. Quindi si può creare qualcosa di molto più personale e carino. Quindi a voi la scelta di farla così, molto elaborata, oppure semplice così per poter semplicemente scrivere degli appunti. Detto questo, non ci resta che vedere come realizzare la nostra agenda. Cominciamo dalla copertina. Questa è la Stone Paper, che è praticamente una carta in fibra naturale molto resistente, non si strappa, ma può essere bucata, tagliata, cucita, fustellata e anche decorata con carte, stencil, colori acrilici, con qualsiasi materiale si voglia. La particolarità è che può essere lavata in lavatrice e se si utilizza la mix media glue di stamperia per incollare e fissare le decorazioni, prima del lavaggio non si rischia di rovinarla. Allora, nel mio caso specifico pensavo di fare in questo modo, di utilizzare questa carta di riso stamperia per l'esterno della mia Midori, mentre nella parte interna ho deciso di dipingere direttamente la stone paper. Allora, ho scelto questi due colori stamperia perché diciamo che richiamano un po' i colori della carta che userò per l'esterno. Quindi procediamo con dare il colore. Metto il colore direttamente sulla stone paper, così. Poi con un pennello che ho bagnato comincio a stenderlo in questo modo. Una volta finita questa operazione, aggiungo delle strisce sottilissime del colore più scuro, così, in questo modo, vi faccio vedere come, proprio delle striscioline in un po' di punti, così. E poi bagnando molto il pennello con l'acqua, vado, vedete, a creare delle sfumature. In questo modo con l'acqua il colore si distribuisce in maniera più regolare e mi permette di creare delle sfumature dove preferisco. Così. Se voglio dei punti più accentuati, prendo ancora un po' di colore. In questo modo
Mettiamo ancora un po' di colore in modo da rendere un po' più scuri certi punti, così. Ecco. Vado ad asciugare. Finito di dipingere con i due colori, voglio fare ancora una cosa. Voglio spruzzare un po' di gocce, un po' di spruzzi di questi due colori di acqua color, che sono un viola iridescente e un tinta cuoio, sempre per richiamare i colori della carta che poi utilizzeremo sopra. Quindi semplicemente possiamo fare così, tipo, ecco, in questo modo, oppure bagnando anche un pennellino, così, vedete, così vengono più sottili i puntini di colore. Poi, volendo, questi più spessi li possiamo anche, ci si può un po' regolare su come, così. Ancora un po', e poi facciamo anche un po' di marrone scuro, così. Andiamo di nuovo ad asciugare. Ora voglio arricchire ulteriormente l'interno, quindi cosa faccio? Faccio uno stencil, ho scelto questo sempre di stamperia, faccio uno stencil molto leggero che si intraveda in alcuni punti, quindi utilizzo un po' del colore di base che avevo usato, così, tanto ormai con il viola che ho messo sopra è praticamente quasi scomparso. Sporco un pennello, cioè un tampone di questi, lo scarico e poi vado a fare un po' di motivo, ma ripeto, senza che sia proprio perfettamente delineato, così, vedete, giusto che si intraveda, è più bello, in un po' di punti così a caso. Direi che l'interno si può dichiarare terminato, possiamo passare a decorare l'altro lato della stone paper, che poi sarà la copertina della mia agenda Midori. Per il frontale della mia copertina ho deciso di utilizzare questa carta di riso di stamperia, quindi devo praticamente incollarla su tutta la superficie. Per fare questo utilizzo la Mix Media Glue di stamperia, do una passata veloce sotto per far aderire ancora meglio la carta di riso, così, appoggio la mia carta di riso in questo modo, poi andrò a rifilare i bordi e passo la colla avendo l'accortezza di distenderla dal centro verso l'esterno, in modo da far fuoriuscire le eventuali bolle d'aria che si possono creare. Questo è importantissimo, perché altrimenti non si riescono poi più a togliere le bolle d'aria e il lavoro non viene fatto bene. Quindi sempre dall'interno verso l'esterno, in questo modo, così. Abbondate con la colla, perché così la carta di riso rimane perfettamente incollata e non si scolla, soprattutto in questo modo.
Se in qualche punto doveste aver notato qualche bolla, cosa fate per evitare di strappare la carta? Vi bagnate il dito con la colla e delicatamente lo fate scivolare sulla bolla in modo da eliminarla. Questa operazione, mi raccomando, farla con delicatezza, altrimenti rischiate di rompere la carta di riso, che è piuttosto delicata. Però vedete che facendo così, senza problemi, riuscite a togliere tutte le bolle e a non rovinare il lavoro in questo modo. Ora asciughiamo e rifiliamo i bordi della carta intorno alla stone paper. Nel frattempo che la nostra copertina asciughi un attimino bene, prima di continuare a decorarla, occupiamoci dell'interno. Allora, per l'interno utilizziamo la magna carta di stamperia, che è una carta naturale fatta a mano, bellissima, che si può scrivere, decorare, ha questo effetto un po' antico e molto bella. Dunque, cosa dobbiamo fare? Utilizziamo tutti i fogli contenuti nella confezione, che in questo caso sono quattro fogli. Però dobbiamo ridurre le dimensioni, perché una volta piegata dobbiamo inserirla nella copertina della Midori, però deve essere leggermente più piccola, altrimenti rischiamo che fuoriesca dai bordi. Le dimensioni che deve avere ogni foglio di carta sono 28 x 19,5. Quindi cosa facciamo? Un foglio alla volta lo riduciamo della dimensione giusta. Allora, questo foglio, vedete che sono irregolari, perché comunque hanno una finitura irregolare. Però noi cosa facciamo? Segniamo il 28, che è la misura che ci interessa, giusto in due punti, così e così. Poi mettiamo la nostra riga e strappiamo la carta, così. Mi raccomando, strappatela, perché altrimenti perde quell'irregolarità e non è più coerente con i restanti lati. Così. Idem dall'altro lato, che deve essere 19,5. In questo modo prepariamo tutti e quattro i fogli che ci serviranno per l'interno della nostra Midori. I nostri quattro fogli di magna carta sono pronti per essere preparati per creare l'interno della nostra agenda Midori. Adesso che la nostra carta di riso è asciutta, andiamo a rifilare i bordi della nostra copertina. In questo modo. Una volta rifilata la copertina, voglio smussare gli angoli per renderla ancora più carina. Per decorare il frontale della nostra copertina voglio utilizzare i Big Brush Pens della Faber-Castell, questi qua. Dunque, avendo passato sulla carta di riso la Mix Media Glue, praticamente abbiamo reso il nostro supporto ideale per utilizzare questi pennarelli. Perché? Perché questa superficie che abbiamo adesso ci permette di, vi faccio vedere, di utilizzare i pennarelli e di poterli sfumare direttamente con le dita. Quindi se io faccio un lavoro di questo tipo, vedete, praticamente il pennarello scivola completamente sulla carta e quindi è un attimo creare delle sfumature bellissime, così, vedete, senza nessuno sforzo. Un'altra particolarità di questi pennarelli, importantissima, è che una volta asciutti sono permanenti. Quindi, in questo modo noi possiamo dare luce, per esempio, a questi fiori,
utilizzando del giallo, che è un po' anche il colore di base che c'è, però guardate proprio la differenza con questo pennarello come diamo luce. Poi sfumandoli in questo modo non si vede proprio la differenza col disegno, quindi non sembra che la carta sia stata quasi ritoccata. Utilizziamo ancora un rosa qui, più chiaro, diverso, per fare queste sfumature. E poi una cosa che possiamo fare è accentuare le sfumature che sono già presenti sul nostro disegno, quindi di questi spigoli, così. Guardate in questo modo, guardate che bello. In questo modo vedete che sembra proprio solo che ci sia più sfumatura, ma rimane molto naturale. Quindi lo facciamo anche qui, per esempio, così, in questo modo. Così andiamo a risaltare le pieghe della nostra carta. Qui lo facciamo più sottile perché così, esatto, in questo modo, anche qui. Questo lavoro si può anche fare con i distress marker, che sono altri pennarelli che io utilizzo molto, ma la differenza qual è? Che mentre il distress marker non diventa permanente, questo, una volta asciutto, è permanente. E quindi in questo caso specifico lo preferisco. Finito di fare questo lavoro, pensavo di riprendere lo stencil che ho utilizzato nell'interno della nostra copertina e di riportarlo anche sull'esterno. Quindi riprendiamo il nostro stencil e andiamo anche questo a riprodurlo qua e là in maniera irregolare. Però a questo punto utilizzerei non più il colore che ho usato prima, perché sarebbe troppo neutro per la nostra copertina, non si vedrebbe, ma utilizzerei il viola, che è uno dei colori che sono prevalenti, forse il colore scuro più prevalente. Quindi nello stesso modo mettiamo un po' di colore, prendiamo il nostro tampone, lo sporchiamo bene, lo scarichiamo, mi raccomando, perché questo colore, essendo scuro, si vede molto di più. E comunque, nonostante abbiamo scaricato il tampone, diamo proprio una passata leggera, altrimenti rischiamo di coprire quello che c'è sotto, vedete? Così potete anche guardarlo in modo da decidere dove premere di più e dove premere di meno, vedete? Così, in maniera irregolare, in modo che certi punti rimangano più visibili e altri meno. L'effetto è più bello in questo modo qua, così. Direi che così può bastare. Per trasferire però questo disegno voglio utilizzare, allora, la Ivy Body Paste di Stamperia, che è una pasta che rimane molto corposa, ma non di questo colore bianco. La voglio far diventare leggermente lilla, viola, come lo stencil che ho fatto sulla mia copertina. Quindi per fare questo cosa faccio? Vado a mischiare un po' di pasta, così, con un po' di colore. Magari in questo caso uso l'acqua color, che è questo iridescente viola come il colore che ho utilizzato, l'acrilico che ho usato per fare gli stencil sotto. Quindi mettiamo un po' di colore, così, e mischiamo la pasta. Vedete che prende il colore del, così. In questo modo non dovrò colorarla dopo, ma
Dopo l'applicazione sarà già del colore che interessa a me. Direi che col colore ci siamo, è venuto un rosa molto simile a quello del nostro fondo e quindi andiamo a fare un paio di decorazioni. Facciamo una qui su questo bordo, quindi mettiamo la nostra pasta così. Ecco, e ne facciamo anche, direi, magari solo un pezzettino più piccolo, così sul posteriore della copertina, in questo modo qua, così. Guardate che bello il colore, vedete che riprende perfettamente il colore di sfondo, quindi rimane poco invadente come... Facciamone ancora un pezzettino qui, così. Ecco. Direi che con questa operazione la nostra copertina si può considerare proprio finita. L'ultima cosa che resta da fare per terminare la copertina è passare il solito timbro della Distress su tutti i bordi per dare l'effetto un po' vintage. Quindi passiamo il nostro timbro così. La nostra copertina è terminata. Adesso possiamo occuparci dell'interno cucendo i fogli di magna carta. Allora, per cucire i fogli dell'interno, cosa facciamo? Intanto li pieghiamo così in modo da capire dove rimane la metà dei fogli, esatto. E a questo punto andiamo a segnare con una penna dove dobbiamo bucare. Facciamo a 2 centimetri, così a 2 e a 7 dal bordo, idem dall'altro lato a 2 centimetri e a 7 centimetri dal bordo. Adesso con un punteruolo andiamo a bucare i nostri fogli in questo modo. Così. Una volta fatti i buchi, con ago e filo andiamo a cucire. Passaggi potete decidere voi come farli, non sono dei passaggi obbligatori, chiaramente, però l'importante è che cuciate tutti i fogli tra di loro. Quindi facciamo questo lavoro qui. Volendo vi passiamo una seconda volta, così, in questo modo. Esatto. Fermiamo il filo in questo modo qui, una, due volte. Ok. E tagliamo. Quindi questo sarà all'interno della nostra agenda Midori.
Della copertina perfettamente asciutta voglio farvi notare una cosa, la Ivy Body Paste di stamperia che ho utilizzato per fare gli stencil. Non so se riesco a farvi vedere bene l'effetto, però è venuta bellissima in questa parte dove appunto c'è questo stencil che è trasparente, lucido e di un colore leggermente rosato dal momento che avevo aggiunto alla pasta del colore acrilico viola. Adesso andiamo a fare i fori sulla nostra copertina per poter far passare gli elastici che terranno fermo l'interno della Midori. Allora, con il righello segniamo, innanzitutto dividiamo perfettamente a metà la copertina, così da evidenziare il centro, quindi chiudiamo la copertina così perfettamente a metà, la segniamo in questo modo, ok, così abbiamo perfettamente il centro di dove dobbiamo forare. Segniamo a 1 centimetro dal bordo e a un altro centimetro, quindi a 2 centimetri, 1 e 2, sia da una parte che dall'altra della copertina, così. Nello stesso tempo facciamo un foro perfettamente a metà, facciamo un altro segno, il segno del centro della nostra copertina. Andiamo a forare così. Ecco fatto. Come prima cosa tagliamo un pezzo di elastico che ci servirà per chiudere la nostra Midori in questo modo. Quindi fate un pezzo di elastico che vedete doppio più o meno di queste dimensioni qua. Facciamo passare l'elastico dal foro centrale, tutti e due i lati, tutti e due i bordi dal foro centrale, così. Una volta fatti passare i due lati dell'elastico, vedete, andiamo a fare un nodo per fermarlo definendo la lunghezza che vogliamo mantenere, quindi considerate di lasciare l'elastico un pochino meno della copertina come riferimento, quindi tirate bene e andiamo a creare due nodi, leghiamo il nodo nella parte interna in modo che non esca più dal buco che abbiamo fatto e siamo andati a creare l'elastico che servirà per chiudere la Midori. Adesso facciamo passare gli elastici all'interno, elastici che ci permetteranno di bloccare i fogli per scrivere. Se vi aiutate con un ago per far passare l'elastico, fate più in fretta. Facciamo così. Cominciamo da uno dei fori, poi ci regoliamo poi dopo sulla lunghezza dell'elastico. Lo facciamo passare dall'esterno così, in questo modo, così. Ora rientriamo da questa parte. Così. In questo modo. E per ultimo lo facciamo di nuovo entrare qui nell'ultimo foro. Così. A questo punto abbiamo, vedete, dietro i due pezzettini di elastico. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad annodare
il nostro lastico nell'interno. Possiamo farlo un pochino più piccolo, così non lo sprechiamo, e andiamo a legarlo in questo punto qua, così. Facciamo un semplice nodo. Allora, non tirate troppo, in modo che l'elastico poi non tiri la copertina, tanto poi ci saranno i fogli dentro che faranno, diciamo, da fermo, così, e facciamo un nodo. Li lasciamo un attimino più lunghi, poi dopo alla fine valutiamo se vanno bene oppure no. Così abbiamo praticamente i nostri elastici per bloccare la nostra parte interna, che inseriremo in questo modo. Praticamente così, semplicemente. Se abbiamo solo un interno. Se invece vogliamo aggiungere un altro interno, perché ad un certo punto i nostri fogli sono pieni, abbiamo a disposizione ancora un altro elastico per poter aggiungere un'altra parte di fogli, che possono essere così uguali oppure potrebbero essere dei fogli più piccoli, o come volete. Comunque questa è la particolarità della Midori, cioè il fatto che noi, nel momento in cui abbiamo bisogno di aggiungere spazio alla nostra agenda, cosa facciamo? Prendiamo altri fogli, cuciamo altri fogli e andiamo ad aggiungere. In questo modo abbiamo la nostra chiusura e la nostra Midori è completata. Come vi avevo detto all'inizio del video, abbiamo, io per farvi vedere come si può fare, abbiamo una parte di fogli che sono stati decorati con tag, con carte, con timbri, quant'altro, e una parte che sono stati lasciati bianchi per poter semplicemente scrivere. Questa è una scelta, dipende un po' da quello che uno vuole fare, però vi ho dato le due alternative, così avete idea di quello che può venire fuori. Anche il video di oggi è terminato. Se avete delle domande o avete bisogno di chiarimenti, come dico sempre, potete scrivermi e io sarò felice di rispondere. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così non perderete i miei prossimi lavori. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!